presente il ban slash sban del 4 dicembre 2023. Era la notizia più attesa, sì, della settimana passata dall'annuncio. Si è speculato un bel po', diciamo che il ban era abbastanza telefonato. I poteri forti probabilmente hanno suggerito alle major delle singole del trading del Magic quali sarebbero stati i ban, e infatti i vari mercatini della magia su Faccia Libro e su qualsiasi altra piattaforma si erano riempiti di fiori a buon mercato. Non intendo la persona vestita da animale per scopi sessuali, ma bensì l'elementale di Modern Horizon 2, quello che quando entra in gioco spara almeno 4 danni. Tu divisi un po' come vuoi, lo giochi a costo zero e lo scammi con le varie instant a costo 1, neri, quelli che ti fanno rientrare le creature in gioco appena esplodono. Quella è, diciamo, che è stata probabilmente la ragione principale del ban di Fury, ma ci sono anche altri elementali che possono essere scammati. Griff, ad esempio. Comunque, vabbè, facciamo il recappone, quindi. Annuncio del 4 dicembre 2023, nessun cambiamento in standard. Pioneer, questa è stata un po' una sorpresa. Karn, il grande creatore, il Karn più potente della storia della magia improvvisamente, che era una carta fondamentale ovviamente nel mono green in Pioneer, viene buttato fuori dal formato. Viene bannato anche il simpaticissimo Geological Appraiser, carta introdotta da pochissimo con Ixalan, con questa sorta di rework della meccanica Cascade che diventa Discover, ma che comunque non ne risolve le problematiche intrinseche, ovvero quelle di poter fare dei turni allucinanti a cascata, appunto a Matrioska, e qui con una spell ne tiri 800 e l'avversario esplode senza poter fare assolutamente niente. E poi lo sban di Smuggler Copter, anche questo era abbastanza telefonato. Il Karn è stato abbastanza piuttosto una sorpresa, mentre questo era abbastanza ovvio che sarebbe stato bannato, il Geological Appraiser. Lo Smuggler Copter pure questo era un po' telefonato, diciamo che il power level dal ban di questo veicolo è aumentato tantissimo, quindi non sembrava più necessario tenere questo veicolo bannato come una delle carte più imbattibili del gioco del Magic, e infatti viene sbannato. Modern ci saluta appunto come abbiamo detto poc'anzi Fury, e poi Super il Fagiolo Magico, nonché Up the Beanstalk, carta fortissima, la più forte di Eldraine a mani basse, che viene bannata dal Modern. Resiste ancora in Standard, ma soprattutto direi che resiste ancora in Legacy. Ecco, in Legacy probabilmente fa ancora più valore rispetto a quanto ne faccia in Modern, visto che c'è Force of Will, costa 5. Altra carta a costo 5 spammata poi in tutti i mazzi in Legacy, fortissimo Up the Beanstalk anche in Legacy. Però in questo momento si salva, il fondo Legacy non viene toccato, tanto dice che il cazzo se lo incula. Vintage stessa cosa. Explore, che sarebbe il formato surrogato Wish version di Pioneer su Magic Arena, vengono bannate stesse cose, quindi Karn viene vietato. E il Geological Appraiser e Monastero di Lancia Rapida, ecco questa è un'altra grande sorpresa, è stato bannato il Monastery Sweet Spear in Mono Red Pauper. Già ci sono molti whinanti della magia che dicono mamma mia, ci hanno rovinato il mazzo più bello, avevo solo questo, non posso più giocare a Magic. Ma in realtà ogni espansione tipo fanno uscire un drop a uno fortissimo per mono rosso in Power, quindi sostituito abbastanza agilmente dal Gobelino 2-2, praticamente una sorta di Goblin Guide che abbiamo ottenuto da Lost Cavern of Ixalan, quindi vabbè, si piange con un occhio solo. Basta. Vabbè, se vogliamo possiamo anche leggere il mappazzone che ha scritto Acqua di Fogna, che pare non avere tanti doni, ma non quello della sintesi. Abbiamo molto di cui discutere oggi? No, sì, è vero, molto, molto di cui discutere tu, non noi. Perché ci hai preso come analisti gratuiti, anzi, che ti pagano. Si vede che ha bisogno di parlare, Acqua di Rosa, si vede che non ha amici.
pioniere. L'ultima volta che abbiamo preso provvedimenti sul formato è stato nel giugno del 2022, circa un anno e mezzo fa. Il piano è quello di tornare a un ruolo più attivo nella gestione di Pioneer. Durante l'anno successivo alla sua creazione i cambiamenti Pioneer furono frequenti, a volte con più cambiamenti in un solo mese. Anche se la quota del metagame e la percentuale di vittoria di mazzi monogreen e Nyctos sono rimaste entro un intervallo ragionevole, il mazzo è stato semplicemente una componente importante del metagame. Gamma di carne è così ampia che puoi facilitare combo infinite con torte che rendono il formato meno accessibile con un costo di opportunità minimo nullo. La meccanica di scoperta presente su carte come Perito Geologico, Carnosauro Trombettante e Quintorius Cand ha dato origine a strategie nuove di Zecca che non giocano altre carte che costano naturalmente 4 o meno, a parte gli effetti di clonazione. Ma infatti la domanda è: eliminando quel pezzo non comune, stiamo veramente eliminando il problema che si era creato nel formato Pioneer? Vediamo cosa dicono. Essere in grado di vincere la partita sul posto a terzo turno con Periodo Geologico, dopo aver creato una singola pedina tesoro, mette un po' troppa pressione sulla persona affinché sia una buona cosa per la salute a lungo termine del formato. Anche se non è chiaro se questa sia la cosa più forte da fare in Pioneer, senza qualche forma di interazione i giocatori possono perdere la partita già nel loro secondo turno. Ciò non soddisfa la nostra visione a lungo termine del formato, in cui i giocatori possono godere di una varietà di macro strategie prima di perdere la partita così presto. Se ogni mazzo deve eseguire una o due magie di interazione con il mana, il formato si restringe. Per queste ragioni Perito Geologico è vietato. Terremo d'occhio i mazzi Quintorius in Pioneer. Può vincere già al quarto turno dopo aver risolto esclusivamente la sua carta anonima. Ok, l'hanno tolto quindi soltanto perché costa 4 e non costa 5 come Quintorius. Dice semplicemente perché te lo ti possono scombare in bocca un turno prima. Ok, quindi non individuano come problema la meccanica del discover, ma individuano come problema il fatto che quella meccanica sia attribuita a una carta che costa troppo poco a quanto pare. Abbiamo vietato l'elicottero del contrabbandiere, ok, lo Smuggler Copter, nel dicembre 2019. Da allora molti nuovi set sono entrati nel formato e come tale il formato ha naturalmente acquisito maggiore potenza nel tempo. Sebbene l'annullamento del ban non sia qualcosa che facciamo molto spesso, crediamo che il formato possa assorbirlo con successo. Reintrodurlo creerà nuovi enigmi, too much mi sembra enigmi, nella costruzione del mazzo, farà rivivere quelli vecchi e fornirà ulteriori diversità. L'elicottero del contrabbandiere non è vietato. Per le azioni che stiamo intraprendendo oggi, insieme agli impatti causati dai 7-300, Pioneer sta attraversando una notevole quantità di cambiamenti. Siamo entusiasti di vedere come si adatta il formato e monitoreremo sia i dati che le tue opinioni per aiutarci a continuare a spingere il formato verso il luogo più divertente possibile. Comunque dicono che terranno d'occhio i mazzi Quintorius in Pioneer. Può vincere già al quarto turno dopo aver risolto esclusivamente la sua carta omonima Quintorius, ma quel turno extra consente agli avversari di impostare il proprio piano di gioco. Vabbè, sì. Prepararsi per il turno Cruciani. Va bene, questo è Pioneer, un formato che non interessa esattamente a nessuno. No, quasi. Modern, invece Modern interessa molto, tanto di più rispetto al Pioneer. Se Pioneer ha 100.000 follower, Modern ne ha tipo 1.500.000. Fury è vietato, Up the Beanstalk idem. Quando abbiamo parlato l'ultima volta di Modern in agosto, eravamo molto preoccupati per le nuove carte del Signore degli Anelli, vale a dire Maestri d'Orco e l'unico agnello. Grazie al cazzo. Spero queste carte siano potenti nel metagame. Un'altra carta continuata a sopprimere ancora di più ciò che è possibile fare nel formato. Furia. Quindi alla fine Furia è l'elementale più forte. È partito come uno degli elementali più scarsi. Cioè è partito veramente in sordina Furia. E improvvisamente è diventato il più forte. Spesso giocata come un doppio attaccante. Io non ho esperienza di Modern, quindi parlo da profano, ok? E pongo delle domande date dalla mia logica, che inizialmente non era stato cagato di pezza Furia. Prima di schizzare di prezzo Fury ne è passato di tempo. Io mi ricordo che la prima volta in cui mi sono interessato all'acquisto di Fury valeva 5 euro. E mi ero interessato all'acquisto di Fury perché l'unico mazzo in cui si giocava era Mono Red Prison, Mono Red Stompy, che dir si voglia, in Legacy. Ok, siccome in Legacy non se lo incula nessuno di pezza, volevo comprarle, poi non le ho prese. Poi le ho prese come uno stronzo, molto dopo, tipo a 25 euro l'una. Vabbè. Spesso giocano con un doppio attaccante 4-4 che cancella il tabellone dell'avversario. Rende quasi impossibile giocare con i mazzi creatura. Rakdos Evoke è cresciuto in termini di quota nel metagame dal Modern Pro Tour di quest'estate. Subito dietro c'è Four Color Omnat, anche esso con Furia. Furia sta tenendo a bada diverse strategie diverse, interessanti. Per questi motivi Furia è vietato in Modern. Nel senso che
quando una carta è palesemente sbilanciata, quando è proprio super sbilanciata, la sua potenza esce allo scoperto immediatamente. Ok? Boh, tipo vedi Oko, vedi Agnello, vedi Horkish. Quando invece il suo potere propositato viene a galla dopo mesi, pare sia solo una questione, diciamo, di metagame. O forse si è trovato il modo per sfruttarla appieno. Effettivamente lo scam. Che altro? Ecco, stavo pensando appunto se fosse più corretto invece bannare tutte, che ne hanno fatte troppe. Ne avessero fatta una sola. Però forse aveva più senso veramente bannare tipo l'istantaneo nero, che ne hanno fatti 16 diversi. Istantaneo nero che ti rimette in gioco il pezzo che sta per morire. No, quindi l'elementale con un mana soltanto a gratis ti fa fare il doppio effetto e ti lascia in gioco col 4-4 doppio attacco, che è veramente potente. Però ne hanno fatti troppi, sarebbe stato ridicolo, penso, bannare tutte quelle comuni a costo 1. Vabbè, crediamo che la rimozione di Furia amplierà il formato, consentendo ai giocatori di esplorare strategie aggiuntive, soprattutto con creature a bassa costituzione. Infine, anche un minor numero complessivo di mazzi Rakdos e Vok nel metagame ridurrà probabilmente il numero totale di dolore e maestro d'orchi. Dolore sarebbe Griff. Banniamo solo Fury nella speranza di scoraggiare i giocatori di Rakdos, che a questo punto non vorranno più utilizzare neanche Griff. Quindi con un abbiamo due piccioni con una fava, qua dice Acqua di Fogne. Super il fagiolo magico, una delle inclusioni più recenti di Modern, che sovvenziona molte carte nel formato che costano 5 più mana. Tuttavia è raro che un giocatore paghi quasi 5 mana per lanciare le carte con cui sta utilizzando Super il fagiolo magico, vero. Durante la rimozione Furia dal formato avrà sicuramente un impatto sull'utilizzo di Up the Beanstalk. Non crediamo che ciò sia sufficiente. È straordinariamente difficile interagire in modo proficuo con l'incantesimo a due mana, poiché la carta si sostituisce immediatamente per i giocatori che spesso giocano una magia gratuita nello stesso turno, poiché ottengono un ritorno così grande dall'operazione. Vero. Particolarmente significativo quando i giocatori hanno concluso che si è verificata una cascata di Up the Beanstalk più vantaggiosa delle opzioni mana zero con Crashing Footfalls. Per queste ragioni, vabbè, Up the Beanstalk è bannato. Vabbè, una carta veramente fortissimo, quindi ci sta. Vabbè, questo si sapeva. Legacy. Quando apportiamo modifiche a Legacy, spesso guardiamo i dati attraverso la lente del sentimento della comunità. Ma che cazzo vuol dire del sentimento della comunità? Il politically correct entra a gamba tesa anche a casa di Legacy. Acqua di Rose. La gente si sente offesa da essere scammato con Griff a turno 1, io banno Griff perché non vogliamo offendere i sentimenti. Vabbè, questa è la traduzione orrida di Google. Lo so molto bene, infatti era una burla. La comunità appassionata, crediamo che i pilastri del Legacy, di cui i giocatori hanno goduto per molti anni, siano molto importanti. I giocatori vogliono giocare Brainstorm, Forza di Volontà e Wasteland. Quello che sentono e che desiderano i giocatori, no? È un po' accontentare la community. Quindi non fare quel che è giusto fare. La valle del pendrallo. Quel che è giusto fare passa attraverso anche i desideri, le voglie, le frustrazioni dei giocatori. Non sei quindi, come dire, un boia imparziale che taglia di netto le teste delle figurine o le riappiccica a quelle che, insomma, meritano di morire. Così rimangono anche che sarebbero stati rimossi da tempo da altri formati a causa della loro ubiquità. Il Legacy è anche abbastanza potente ad assorbire carte che altrimenti dovrebbero essere bandite in altri formati, quindi raramente interveniamo. All'introduzione del Signore degli Anelli, alla Terra del Mezzo, con l'uscita di Wilds of Eldraine, recentemente di Lost Cavern of Ixalan, mentre che in Legacy ha incorporato diverse nuove carte, le strategie si sono evolute. Vediamo cosa dici, dottore. Vabbè, per dirne alcuni, grazie al cazzo, questo lo sapevamo. Lorien Revealed, Troll cazzo duro. Questa è fortissima, tipo anche un po' sbilanciata, se vogliamo. Forte Urlingas, una carta costosissima proprio grazie a Legacy. Poi Up the Beanstalk, il Questing Druid, Beseech the Mirror, poco però sì, e Molten Collapse, questo me l'ho perso. Hanno tutti influenzato il formato in vari modi. Baumasters, essendo il più impattante del gruppo, direi, è stato adottato da vari mazzi, tempo, control e midrange. Anche così il metagame ha un'ampia rappresentazione di ogni macro archetipo con l'impatto delle nuove carte. L'adattamento alle strategie e i cambiamenti del metagame, abbiamo deciso di andare avanti senza modifiche per il momento. Se ho dimenticato l'anello, anche l'anello è una carta che ha impattato abbastanza il Legacy. Boh, non capisco perché non l'hanno messo. Troppe carte del Signore degli Anelli? Vabbè. Vintage, mi secco.
tanto nessuno gioca vintage. Inutile fingere di poterci permettere di giocare vintage quando siamo palesemente dei poveracci. E poi, vabbè, poi ci sono quelli che amano giocare su Magic Online. Chi gli piace perdere la vista. Ogni carta vietata in Pioneer è disponibile su MTG Arena. Povero! Che bello come Pauper si è tradotto in povero! Monastero di lancia rapida è vietato. E questi, cari ladies and gentlemen, quindi erano tutti i cambiamenti Banned Restricted del 4 dicembre 2023. Abbastanza grossa questa Banned Restricted, ha colpito più formati, ha colpito il Modern, il formato principale, il Pauper leggerissimamente e il Pioneer, addirittura anche con degli sban. No, anche questa volta non è stato sbannato in Modern. La figurina tutti quanti stanno attendendo venga sbannata, ovvero Splinter Twin. Niente Splinter Twin. Io non ho mai avuto il dispiacere di giocare Splinter Twin nella mia vita, ma dicono tutti che sia qualcosa di... Quindi non so se ho tutto questo desiderio. O forse appunto proprio come Smuggler Copter oramai non farebbe più paura a nessuno, perché il metagioco si è evoluto e potenziato abbastanza da poter sorreggere carte che tanto tempo fa erano imbattibili e che oggi invece insomma sono tenute a bada da Modern Horizon 2 soprattutto. Cosa ne pensate? Siete contenti? Siete soddisfatti? Avete fatto affari? Siete riusciti a speculare su questa Banned Restricted vendendo le vostre fiori, comprando i vostri copter, vendendo i vostri carn e via discorrendo? Fammelo sapere qua sotto nei commenti del video youtubesco della magia. Metti like, seguimi su Twitch, perché altrimenti la mia vita non può più vivere. Ma basta con sti ban, questa è una cosa abbastanza noiosa. Invece adesso addentriamoci nella big very news, perché i ban già si sapevano, erano già stati annunciati, di niente di Invece ciò che è sensazionale sul serio, e io so veramente poco, quindi sarà proprio una reaction dal vivo la mia, sul nuovo formato che viene presentato per Magic Arena, l'ennesimo formato per Magic Arena. Sono curiosissimo di scoprire se sarà l'ennesimo formato poco giocato, bistrattato, odiato dalla community, perché si deve dire questo, i formati digitali non è che abbiano avuto tutto questo grande successo, reazione positiva di pubblico, mentre vediamo un po' se questo nuovo formato chiamato Timeless, quindi senza tempo, classico, mi piace già senza tempo, lo utilizziamo per i vestiti, per esempio questa felpa è senza tempo, no? E allora, vediamo un pochino se questo formato è davvero senza tempo, come la mia felpa. Carica il tuo fulmine! Ci fanno giocare fulmine! E tieni pronta la tua contromagia! Yeah! Praticamente è Legacy! Formato concetto! Quindi uscirà già con 16 ban. Perché oggi ti presentiamo Timeless, un nuovo formato Constructed in cui tutte le carte di Magic the Gathering Arena sono giocabili. Ok, quindi praticamente hanno fatto quel testing più volte, l'hanno fatto più volte durante il 2023, quello in cui ci hanno fatto giocare tutte le carte, il formato selvaggio, e evidentemente ha avuto successo, ha avuto un grande successo di entrate, di pubblico, quindi hanno deciso di renderlo un formato vero. In questo articolo spiegherò perché abbiamo creato questo formato, cosa lo rende unico e quali siano i nostri piani per la sua uscita a seguire. Ok, ma in questo nuovo formato di Magic è possibile fare le sfide private? No, chiedo. Perché in tutti quelli vecchi non si possono più fare le sfide private. In questo nuovo invece sì. Questa potrebbe essere una bellissima future che potrebbe farmi interessarmi tanto a giocare il nuovo formato. Che nuovo formato e perché ora? Vogliamo che Timeless possa ospitare le carte più potenti di Magic Arena. Nel tempo Magic Arena è cresciuto, abbiamo accumulato le espansioni straordinariamente potenti, come i racconti incantevoli di Terre Selvagge e di Eldraine. Vabbè, le carte non potevano veramente essere giocate fuori dal loro formato limited senza sforare in un formato constructed esistente. Timeless sarà il luogo in cui giocare queste carte. Mi piace. In Timeless ci saranno tutte le carte di Magic Arena, incluse le Terre Fetch,
di Cans of Tarkir, che uscirà tra poco. Crediamo che questo sia il momento giusto per aggiungere un nuovo formato, perché abbiamo accumulato una giusta quantità di queste carte e ne verranno poi aggiunte altre, da cose come i fogli bonus, la lista nelle buste di gioco e l'espansione di Modern Horizon 3. Bello! In arrivo nel 2024. Inoltre anche i giocatori ci hanno dimostrato quanto sia desiderato questo formato grazie al loro coinvolgimento negli eventi storic senza carte bandite. Lo vedi che ho ragione? L'hanno utilizzato veramente questi eventini del cavolo. In realtà sono degli ottimi banchi di prova per comprendere realmente a fondo quali sono i gusti delle genti che giocano a Magic Arena. Historic, il formato Historic era nato come il luogo in cui giocare tutte le carte di MTG Arena. Sì, certo, come no. Ma nel tempo è mutato in un formato più selettivo, è diventato digitale, eccetera. Ci piace Historic per com'è, è bilanciato, metagame variegato con diversi mazzi, cioè Wizard Maghi, Wizard Maghi e Wizard Maghi, e offre un'esperienza di gioco digitale unica. Historic mantiene queste qualità perché ci dedichiamo con cura al formato. Vogliamo che la forza di Historic continui a crescere, ma non che accada troppo in fretta, perché crediamo che al momento funzioni bene. Per tale ragione abbiamo deciso di bandire già le terre fetch di Cans of Tarkir, ma siamo lieti che potranno essere usate in Timeless. Vabbè, Timeless è un formato constructed, senza rotazione, così gioca con mazzi 60. Bello che bisogna specificarlo quante carte devi inserire nel mazzo nel 2023. E tutte le carte di MTG Arena sono legali. Questo comprende carte esclusiva digitale, la prossima espansione di Guns of Tarkir e le espansioni future. Timeless userà le versioni ribilanciate di tutte le carte in esclusiva digitale. Ok, quindi è sempre comunque un formato digitale. Ma le versioni originali stampate per il gioco da tavolo di tutte le carte non digitali. Ok, però quelle stampate per il gioco da tavolo non saranno nerfate o potenziate, ok? Quindi è Magic per come lo giochiamo a casa nostra, più le figurine di Alchemy. Per contenere tutte queste potenti carte, Timeless sarà il primo formato di Magic Arena ad avere un elenco di carte limitate. Oh mio Dio! Quindi tipo vintage. Ok. Se una carta è nell'elenco carte limitate, potrai includerne una sola copia tra il tuo mazzo e il sideboard. Tipo un fulmine ti prendo veramente a schiaffi con il pene. Diciamo le carte limitate, le restricted, saranno, presumo, tipo quelle proprio da vintage, no? Certo, dovranno guadagnarsi la possibilità di entrare nell'elenco carte limitate. Solo le carte che offrono un divertimento negativo o si dimostrano troppo potenti verranno aggiunte all'elenco. L'elenco carte limitate inizia di Timeless, comprende solo le seguenti tre carte. Channel, meno male. Channel vergogna. Tutore demoniaco, direi. Quindi è vintage, è più vicino al vintage che al Legacy sto formato. Inganno di Tibalt. Le carte sono state inserite nell'elenco carte limitate per le loro prestazioni nel nostro evento Historic senza carte bandite. Evviva, non c'è Reclamation e neanche Nexus of Fate! Timeless sarà un formato agonistico, che bello. Sai che sono attratto, mi piace. Quindi lo lanceremo con la coda classificata, al meglio di uno, che schifus. La coda classificata tradizionale al meglio di tre. Aha! Una coda di gioco non classificata. Yeah! Il gioco classificato contribuirà al rank constructed dei giocatori come ogni altro formato constructed di Magic Arena. Ma lo sai che sono contento? Mi piace? Bell'idea? Mi piace? Bell'idea. Non è proprio geniale, però ci voleva. Cioè, credo fosse necessaria, propedeutica alla causa di Magic Arena. Come funzionerà l'elenco di carte limitate su Magic Arena? Nelle carte, nell'elenco delle carte limitate si potrà avere una sola copia tra il mazzo principale e sideboard. Vabbè, lo sapevamo già. Quando una carta viene aggiunta all'elenco carte limitate, non è più legale in nessun altro formato, i giocatori riceveranno carte jolly per ogni copia della carta nella loro collezione superiore a 1. Esempio, se un giocatore possiede 4 copie di una carta che viene inserita nell'elenco carte limitate, riceverà in cambio 3 carte jolly. Quindi se abbiamo già tipo 4 channel, ci danno 3 jolly. Buono. Non è previsto alcun rimborso di carte jolly. Ok. Com'è veloce nella risposta? È un'intelligenza artificiale, acqua di rose. Per le tre carte già presenti nell'elenco al momento del lancio del Timeless. Quando uscirà Timeless? Timeless sarà disponibile il 12 dicembre 2023 con l'uscita di Guns of Tarkir su Magic Arena. Però. Quindi, a breve, tra pochissimo. Ok. Le code classificate di gioco saranno disponibili con questa uscita. Per festeggiare l'uscita di questo nuovo formato abbiamo pensato a degli eventi e delle promozioni, compresa una carta inedita di MTG Arena, il Timeless Dragon, carta potente del Magic. Timeless Dragon, ce lo regalano, evviva! Di Modern Horizon! Haha! Lo riceveremo nelle nostre caselle postali. Il programma di lancio di Timeless è il seguente. Timeless verrà lanciato insieme a Cans of Tarkir con code classificate al meglio di 1, al meglio di 3. È una coda di gioco al meglio di 1. Come carte importanti quindi per Timeless, da Cans of Tarkir otterremo solo le fetch. Midweek Magic vedrà il formato Timeless e una busta premio edizionale di Cans of Tarkir, ok? I giocatori potranno mettere alla prova i loro mazzi e ottenere boost in una sfida metagame. Hai capito, il metagame bello. Come sarà il futuro di Timeless? Ma lo sai che mi piace questa roba? Non vediamo l'ora di scoprire che
che mazzi costruiranno i giocatori per Timeless mentre si forma e sviluppa il metagame. Nel 2024 a seguire ci immaginiamo ci saranno più carte in Timeless man mano che vengono aggiunte nuove potenti espansioni di Magic. Terremo d'occhio l'impatto di queste nuove carte sul formato e limiteremo quelle che si rivelano essere eccessive. Stiamo anche valutando se creare un'espansione che sarebbe un'antologia di Timeless potrebbe essere interessante o eccessivo. Io la farei subito, l'antologia di Timeless, perché significherebbe inserire le carte non più da Modern, ma carte da Vintage. Mi aspetto Black Lotus, mi aspetto Mox, mi aspetto tutto. Perché se si può giocare Tutore Demoniaco, io voglio poter giocare le Power 9. Ah, visto che Tutore Demoniaco è una Power 9, dai, diciamolo. Proprio come per gli eventi storici senza carte bandite, storic quasi senza carte bandite, non vediamo l'ora di scoprire cose più interessanti per i giocatori. Quindi mi aspetto anche le Terre Fortissime, Accademia di Dolaria, Culla di Geova, mi aspetto Bazar di Baghdad. Bello, bello. Sono contento che ci venga dato a noi vecchi schifosi i formati quelli con il power level grosso che somigliano tanto ai formati eterni, quindi Legacy e Vintage, i formati che piacciono di più ai vecchi. Ai vecchi perché o si sono dimenticate le carte in soffitta, quindi possono permettersi di giocare a quei formati, non le devono comprare vendendosi organi vitali, oppure semplicemente non lo so, perché siamo dei nostalgici e ci piace giocare con le figurine del passato nell'odierno, o semplicemente perché ci sentiamo più esperti, più bravi a padroneggiare il potere, the power. E allora, siamo esperti, siamo forti, siamo cazzuti, possiamo assolutamente padroneggiare il potere delle Power 9 rispetto ai bimbi minchia che giocano standard. E quindi, bello, molto bello. Scrivi qui sotto cosa ne pensi di questo, se sei attratto o no dal formato. Devo dire la verità, io lo sono abbastanza ed era da un po' di tempo che una novità su Magic Arena non mi mettesse un po' di hype piacevole.